successo per la giornata dedicata alle vaccinazioni libere in Molise, oltre 2000 le dosi disponibili nei centri di Campobasso, Isernia e Termoli, molti giovani presenti. È prevista per giovedì la manifestazione nella capitale per chiedere al governo centrale più risorse alle emittenti locali giornalistiche, incerto il futuro di molti editori. Lo studio di fattibilità sugli incroci stradali critici nella città di Campobasso, ci sono i finanziamenti statali, si interverrà su molte zone come via Cavour, Garibaldi e via Mazzini. Torna l'evento della street art a Civita Campomarano all'insegna dell'arte, molti gli artisti presenti per mostrare le proprie opere a partire dal 7 di luglio. E buongiorno a tutti e ben ritrovati con l'informazione del telegiornale di TLT. È buona l'adesione per il vaccino dei predisposto per oggi in Molise, oltre 2000 le dosi disponibili prenotate, molti giovani presenti per l'inoculazione che sperano così di poter tornare pian piano alla normalità, ma andiamo a vedere. È il giorno del vaccino libero per il Molise, molte le adesioni per potersi prenotare e poter avere le dosi della Johnson & Johnson messe a disposizione per l'evento. Oltre 2000 quelle disponibili e già finite. Le persone hanno voglia di tornare alla vita di tutti i giorni e queste inoculazioni potrebbero essere la svolta per debellare il virus. Tutti i punti vaccinali che hanno messo a disposizione le varie cittadine, cioè Campobasso, qui all'ospedale, Termoli e Isernia, hanno aderito al 100% le dosi a disposizione. Il processo sta andando tutto bene. La gente ha risposto, viene e poi noi decidiamo se ovviamente il paziente può essere sottoposto o meno al vaccino. Se procediamo così i risultati si vedono e quindi dobbiamo essere fiduciosi. I risultati sono incoraggianti, cioè i contagi stanno diminuendo, i ricoveri pure e quindi ovviamente gli ospedali possono anche un po' respirare perché ovviamente c'è stato molto impegno e molta preoccupazione. Devo dire veramente particolare la giornata, anche perché per queste prime tre gruppi di vaccinazioni che abbiamo fatto, tutti giovani convinti che partecipano veramente con entusiasmo a questa giornata qui. Oggi abbiamo avuto 220 dosi di vaccino del Janssen, della Johnson & Johnson. Siamo sicuri, vista l'affluenza già a quest'ora, che saremo al top della vaccinazione, siamo contenti veramente. Per come abbiamo visto anche la partecipazione dei ragazzi 18-19 anni, assolutamente convinta e partecipata. Ne ero già convinto, ma poi ne ho avuto la totale partecipazione di questi ragazzi. Anzi, il loro convincimento ad altri coetanei che forse avevano qualche dubbio. Tanti giovani presenti fra i centri di Campobasso e Isernia. Per la comodità e per il fatto di poter venire una sola volta, non dover bloccare i propri impegni, è utile ed è poi l'unico modo che abbiamo per difenderci ora, per ripartire in serenità. Meglio farlo, qualsiasi esso sia, una dose, due dose, non cambia, l'importante è farlo e stare più tranquilli tutti. È un giorno speciale ovviamente perché dopo un anno e mezzo di pandemia sembra quasi un miraggio, un evento straordinario ovviamente. Vedevo l'ora in realtà di farlo, andava bene uno qualsiasi per quanto mi riguarda. E restiamo sempre in tema di sanità, di servizi agli sportelli di prenotazione delle zone interne, lunghe file ed infinite attese a Boiano e Ricciano, ai tagli dell'ASREM alle ore di apertura. La nuova organizzazione attivata dall'ASREM è finalizzata a potenziare gli sportelli di prenotazione delle visite specialistiche su tutto il territorio regionale e sembra aver penalizzato le aree interne, a ribadirlo la consigliera regionale del Partito Democratico Micaela Fanelli. In diversi centri, infatti, si riscontrano sempre maggiori disservizi. Si pensi alle lunghe file al distretto sanitario di Boiano per prenotare una visita al poliambulatorio Matesino. Da tre gli sportelli sono diventati uno. La situazione non è migliore a Riccia, dove il servizio è garantito per
sole 20 ore rispetto alle 36 precedenti e ugualmente gli utenti sono costretti ad infinite attese e code. Non è pensabile, ha aggiunto Fanelli, che per potenziare le attività in alcune zone si operi a tagli indiscriminati in altri uffici, dove i cittadini si sono già mobilitati avviando una petizione popolare per chiedere un tempestivo intervento contestando la sospensione del servizio il martedì ed il numero esiguo di operatori, ovvero soltanto uno. L'ASREM provvede a porre in essere una nuova organizzazione che non sacrifichi nessun'area del Molise e anche sulla medicina territoriale che poggia il diritto alla salute dei cittadini. Come ha fatto l'ASREM a predisporre un nuovo assetto senza un'analisi dettagliata dei fabbisogni? Si attendono risposte, mentre si pretende che vengano garantiti i diritti di tutti i cittadini. E ci sono notizie confortanti invece sul fronte dell'epidemia da Covid. Dal monitoraggio della GIMBE, il Molise fa registrare il dato migliore d'Italia con 32 contagi. Il primato negativo invece è della Campania, mentre la media italiana è di 322 casi ogni 100.000 abitanti. E cambiamo adesso argomento e parliamo di comunicazione e giornalismo. Gli editori e dipendenti delle emittenti radio-televisive locali saranno a Roma giovedì 10 per dare una manifestazione per sottolineare così al governo nazionale lo stato di grande difficoltà in cui versano e il futuro incerto e problematico degli editori. Ma andiamo a vedere. Anche dal Molise, editori e dipendenti, compreso TLT Molise e il presidente dell'Ordine dei giornalisti Vincenzo Cimino, alla manifestazione di Roma di giovedì 10 giugno delle emittenti radiofoniche e televisive locali. Si basa su questioni odierne e difficoltose e su prospettive future ancora più problematiche. Proviamo a dare qualche numero per comprendere lo stato delle cose. Il primo dato da sottolineare è quello della loro diminuzione. Le radio cosiddette libere, dalle 5.000 che erano, sono diventate meno della metà, tutte, chi più chi meno, sotto la minaccia della scomparsa, di fatto assorbite dalle grandi reti nazionali. Stessa situazione per le televisioni, che oggi in Italia sono soltanto 350. In gran parte hanno aderito alla proposta del governo, quella della rottamazione, con lo scopo di incassare qualche risorsa economica per poi cercare una qualche ripresa. Altri nodi sono la pubblicità ridotta a causa della crisi che pesa sulla moltitudine di aziende e le attrezzature ormai obsolete. Intanto la gran parte degli ascolti sono stati assorbiti dalle grandi emittenti nazionali e da qualche regionale, quelle riconosciute dal DPR 146 del 2017, che hanno percepito 50 milioni di euro e che percepiranno altri 20 milioni stanziati dal governo. Intanto, entro giugno del prossimo anno verrà completato il processo di conversione del digitale terrestre, ma molte realtà già fiaccate dalla pandemia non avranno dal Ministero le frequenze e i canali necessari per operare la migrazione, con problemi enormi che incideranno sull'intero comparto. Sono comunque tanti i problemi e le difficoltà, perciò una manifestazione che è stata organizzata insieme al sindacato che rappresenta le emittenti, la Libersind Confsal, per chiedere al governo un immediato sostegno economico, ma anche il riassetto complessivo organizzativo dell'intero settore radiotelevisivo e la possibilità di stipulare con i giornalisti contratti di lavoro che siano sostenibili, proprio per correggere il tiro che vede spesso la categoria costretta al precariato a vita oppure al volontariato senza nessuna possibilità di stabilità all'orizzonte. E sostenere le attività delle Caritas nell'aiuto e nel supporto alle famiglie e alle persone bisognose in difficoltà. Queste le finalità dell'avviso destinato a raccogliere le manifestazioni di interesse a beneficio delle quattro diocesi molisane. Un'iniziativa molto importante, ha dichiarato il presidente della regione Donato Toma, che consentirà così di sostenere gli enti religiosi che hanno avuto un ruolo significativo in questi duri mesi di pandemia, fornendo ai cittadini in difficoltà beni di prima necessità e contribuendo talvolta a sostenerne le spese.
E parliamo adesso dello studio di fattibilità sugli incroci stradali critici nella città di Campobasso. Ci sono i finanziamenti statali, le prime zone su quali intervenire saranno via Cavour, via Garibaldi, via Mazzini, via Montegrappa e Parco dei Pini. Ma andiamo a vedere questo contributo. La situazione di pericolosità di strade e incroci nel centro urbano del capoluogo al vaglio dell'amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Roberto Gravina. Di particolare messa a punto lo snodo terminal via Vico, ingresso da via Duca d'Aosta a viale Principe di Piemonte, l'incrocio di via delle Frasche, l'ingresso da Lingotte in direzione nord, l'uscita tangenziale est zona industriale, lo snodo scuola Colozza, via Insorti d'Ungheria, via 4 Novembre, via 24 Maggio, l'ingresso da Fontana Vecchia e il raccordo con Piazza Venezia, circolare via Mazzini, via San Giovanni, via Crispi, via Garibaldi e infine la rotatoria in prossimità di Piazzale Palatucci. Da alcuni mesi l'amministrazione può disporre di finanziamenti pubblici per la redazione di studi di fattibilità su nodi critici della viabilità interna. Inoltre sono stati previsti interventi di contenimento del traffico individuando aree della città in cui istituire le zone 30. È stata effettuata la progettazione di fattibilità per le prime 5 aree su cui intervenire in via prioritaria, via Cavour, via Mazzini, via Garibaldi, Parco dei Pini, via Montegrappa e l'area murattiana. Il Comune poi ha anche ottenuto risorse per il piano sui sistemi intelligenti di trasporto che consentirà di pianificare il percorso per dotare Campobasso degli strumenti rivolti a favorire l'uso ottimale dei dati sulla rete viaria, potenziare i sistemi per la gestione del trasporto pubblico, facilitare la gestione del traffico e del trasporto merci. Infine l'amministrazione a Palazzo San Giorgio ha avviato i lavori per la realizzazione di 6 portali per aumentare la visibilità di alcuni attraversamenti pedonali particolarmente critici mediante il potenziamento dell'illuminazione pubblica e segnaletica ad alta visibilità. E restiamo sempre a Campobasso. Il codice etico del convitto nazionale Mario Pagano sarà presentato dopodomani mattina, giovedì, nella sede dell'istituto, documento indispensabile per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà individuali, così come l'embedimento dei doveri. L'adozione del codice etico ribadisce la centralità della promozione della scuola, rispecchiando gli ideali e le aspirazioni proprie del convitto, con la finalità di rafforzare così il contesto educativo, ponendo l'accento sul rispetto delle persone, delle idee e dell'ambiente. E torna, nonostante la pandemia e i problemi ambientali, la street art a Civita Campomarano con 2 artisti, il catalano Christian Blanxer, che opererà dal 17 al 24 di giugno, invece il brasiliano Tiago Mazza dal 1 al 7 di luglio. Ma andiamo a vedere questo servizio. La manifestazione più conosciuta di street art nel Molise, quella di Civita Street Fest, torna in questo 2021 a Civita Campomarano. Nonostante la pandemia e il movimento franoso che ormai da tempo minaccia il piccolo paese molisano che ha dato i natali a Vincenzo Cuoco, nonostante i problemi di sempre, ancora una volta si propone agli affezionati ed appassionati dell'arte di strada il momento culturale che negli anni si è ritagliato un posto di rilievo nel panorama degli eventi estivi nazionali. Con la direzione artistica di Alice Pasquini, una delle più importanti figure della street art internazionale, si va ad arricchire la già importante galleria di opere proposte sulle case del paese a disposizione di tutte le persone che le potranno godere attraverso una semplice passeggiata. Quest'anno sono 2 gli artisti coinvolti nel progetto: lo spagnolo di Barcellona Christian Blanxer, laureato alle belle arti, valente illustratore e con molte opere sparse per il mondo, e il brasiliano di Belo Horizonte Tiago Mazza, anch'egli laureato graphic design ma autodidatta nel mondo della pittura. Entrambi lavoreranno alle opere che lasceranno nella Galleria Naturale di Civita Campomarano, il primo dal 17 al 24 giugno e il secondo dal 1 al 7 luglio.
E il pittore campobassano Antonio Corbo è stato selezionato per la quarta edizione della Triennale di Arti Visiva che sarà inaugurata a Roma venerdì 11 giugno. L'artista molisano proporrà nella prestigiosa sede di Palazzo Borghese un dipinto del 2020, un acrilico su tela, un 80x80, dal titolo Materia Interstellare. Il prossimo futuro, tra le tante iniziative, Antonio Corbo sarà anche negli Stati Uniti per ritirare il premio internazionale Città di New York che gli è stato assegnato lo scorso anno. E parliamo adesso della ristorazione. Crescono le prenotazioni nei weekend e i ponti di giugno negli agriturismi molisani. Lo conferma la Coldiretti, che afferma questa crescita corrisponde così a maggiore attrattività da parte delle aree interne a beneficio dell'economia per la salvaguardia del patrimonio rurale. Il Molise, l'offerta prima delle prescrizioni anti-Covid, poteva contare, stando ai dati della regione, su oltre 116 strutture agrituristiche, una rete che adesso può contare su 750 posti letto e 3.457 posti a tavola. E parliamo adesso del cartellone Giugno in città. Il comune di Campobasso saluta così l'arrivo della stagione estiva con un'attività ricca di eventi, musica, arte e sport per tornare così alla normalità, all'aria aperta. Ma andiamo a vedere. Si procede con speditezza in Molise alla campagna vaccinale. Con l'arrivo della zona bianca e il crollo dei contagi si torna pian piano alla normalità. Ci ha pensato bene l'amministrazione comunale a Palazzo San Giorgio a Campobasso, che ha predisposto un cartellone degli eventi estivi per tutto il mese corrente. Previste quindi attività artistiche, culturali, sociali e sportive. Si intitola Giugno in città il cartellone e rappresenta la prima mappa degli eventi e degli appuntamenti in presenza. Protagonista del cartellone sarà Villa De Capua, con attività musicali curate dal Conservatorio Perosi nei giorni del 21, 22 e 23 giugno, dedicate rispettivamente alla celebrazione della festa della musica e poi a due serate di jazz. Gli amici della musica proporranno domenica 27 il primo appuntamento di musica in villa con Lara Molino e Giuseppe Di Falco. Sempre in villa però al parco giochi inclusivo Paul Harris il 6, il 19 e il 24 ci saranno a cura del centro documentazione handicap una serie di incontri dedicati ai più piccoli. Non poteva mancare il teatro con l'anteprima nazionale del 9 e il 10 al Savoia dello spettacolo Il mio nome è Tempesta, il delitto Matteotti, il 27 giugno, ultima data per le attività in mezzo al verde fra sport e movimento. Ed è ripartito il progetto Pollice Verde promosso dalla Cooperativa Sociale Ricerca e Progetto in collaborazione con l'amministrazione comunale di Campobasso. L'obiettivo, che vede coinvolti ragazzi con diagnosi di autismo nella creazione di canali di inclusione sociale attraverso l'attività di utilità sociale come la manutenzione di alcune aree verdi del centro cittadino. In particolare i ragazzi saranno impegnati nella pulizia e nella manutenzione delle fioriere di Piazza Vittorio Emanuele II, nonché dell'irrigazione delle nuove piante nella villa Bernardino e De Capua. E anche quest'anno la manutenzione della strada che costeggia la spiaggia di Rio Vivo a Termoli lascia molto a desiderare in fatto di manutenzione, una carreggiata che mostra molti punti critici e soprattutto i cigli della strada dove le erbacce la fanno da padrona assoluta e perché cresciute a dismisura senza nessuna cura e abbandonate anche a se stesse. Dunque ci risiamo come ogni estate, nessun proposito di sfalcio dell'erba con le cunette che necessitano di essere pulite e la pericolosità che è l'ordine del giorno. Ma adesso passiamo alle previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Cielo coperto a tratti sereno, oggi sul Molise, possibili piogge. Dalla sera nubi sparse, le temperature sono comprese fra la minima di 14 gradi a Campobasso e la massima di 26 gradi ad Isernia. Domani lievi miglioramenti climatici, ma con possibili precipitazioni. Calmo il mare Adriatico, venti deboli, variabili, massime in rialzo. Thank you.
E domenica 13 il Campobasso cercherà a Rieti il successo per tenere distante il San Nicolò Notaresco ed avvicinarsi così al traguardo della Serie C. Ma andiamo a vedere. Le ultime tre gare della stagione dovranno vedere un Campobasso aggressivo e determinato, come visto numerose volte nel corso di questo torneo. Tranquillo e sereno il tecnico Mirko Cudini dopo il mezzo passo falso contro la Cenerentola a Porto Sant'Elpidio. Già da Rieti dovranno essere cancellati però gli errori nella gestione della palla per tornare con i tre punti. Sicuramente siamo mancati in qualcosa, forse quel furore agonistico che soprattutto nel secondo tempo dopo essere andati in vantaggio che doveva darci quella gestione della partita con più tranquillità, invece su un calcio d'angolo dove tutto sommato potevamo anche non rischiare per viste le loro caratteristiche, quindi però abbiamo pagato. Questo è il bello e il brutto del calcio, ma se qualcuno, adesso è facile dirlo, no? Quello che sto per dire, se qualcuno pensava di aver vinto il campionato già ieri o prima della partita, purtroppo non è così. I dettagli anche in secondo tempo nel finale qualcosa non ci è andato magari per il verso giusto o per nostro favore, però. Questa è la delusione di oggi. Ovviamente l'aspetto mentale conta, è fondamentale forse in questo momento, però i ragazzi sono ben consapevoli che dobbiamo lottare fino all'ultima partita a Pineto, quindi il cammino dipende da noi. Se non portiamo a casa queste partite sicuramente fino alla fine dovremmo giocarcela fino all'ultimo minuto, però siamo ben consapevoli di andarci a giocare la prossima partita, come le ultime tre partite, come se fossero, anche come oggi, era una finale sotto certi aspetti, però poi quando poi sembra tutto scontato a volte non avviene le cose, quindi in questo dobbiamo essere molto più bravi, molto più pratici, quindi a Rieti sarà un altro banco di prova, dobbiamo fare risultato, quindi dipende da noi, se soffriamo questa pressione forse, non siamo, come detto prima, non siamo pronti, ma non è così. Sono partite che a volte sono troppo cariche o troppo scontate e quindi il pronostico spesso e volentieri non è così, però no, la colpa è la nostra, ripeto, non dobbiamo prendercela con nessuno. In primis è la colpa la mia e il resto, se no oggi abbiamo fatto il risultato, però non cambia nulla, siamo sempre primi a 6 punti, quindi sono sempre gli altri che devono rincorrere. E nonostante l'inaspettato pareggio in casa per il Campobasso, i tifosi rossoblù non hanno fatto mancare alla squadra vicinanza e sostegno. Andiamo a vedere questa clip che racchiude le emozioni della giornata a Selva Piana. Eccoli, gli 11 rossoblù pronti a lottare per i nostri colori!
Serie D domani pomeriggio è previsto il recupero di calcio tra il Pineto e il Castelnuovo Vomano. Due giorni dopo, invece, venerdì 11, sempre a Castelnuovo, dovrà viaggiare alla volta di Vasto Girardi, domenica 13, turno regolare nel girone F per la 32esima giornata. Mercoledì 16 giugno si giocherà invece il 33esimo turno ed infine domenica 20 l'ultima giornata. Il nuovo calendario è stato ufficializzato dalla Lega Nazionale Dilettanti. E cambiamo adesso argomento e parliamo del calcio a 5 del CUS Molise, che ha terminato da poche settimane la seconda stagione. In A2 le risorse economiche limitate impongono scelte oculate da parte del confermato tecnico Marco Sanginario. Ma andiamo a vedere. Marco Sanginario continua a braccetto il suo legame con il CUS Molise. Dopo 4 anni ci sarà anche il quinto. Con quali aspettative? Beh, le aspettative sono quelle, io dico, sarebbe ideale quello di ripetersi, perché un anno come quello che abbiamo vissuto, al di là della pandemia, è un anno in cui in A2 abbiamo visto la finaletta di Coppa Italia, i playoff, siamo usciti ai quarti, quindi già ripetersi sarà difficilissimo. L'obiettivo è chiaro, è quello di migliorarsi, nel senso che quello di scendere in campo sempre per vincere, non ci poniamo grandi obiettivi, l'unica cosa che ci chiede la società è il rispetto dei vincoli di budget, perché per fare dei programmi a lunga gettata bisogna avere anche sicuramente uno sguardo a quelle che sono le casse. Come sta crescendo il calcio a 5 in ambito nazionale? Beh, io direi che è in fase, sicuramente è uno sport in fase di crescita. È chiaro che si può fare di più, c'è stato il cambio alla guardia adesso con Bergamini presidente, speriamo che dia quell'impulso necessario affinché il calcio a 5 possa entrare in tutte le case degli italiani attraverso i canali principali che fanno sport. Io credo che i presupposti ci siano, è chiaro che fino adesso le cose sono state fatte bene, ma le cose fatte bene possono essere fatte meglio. Dove e come nell'ultima stagione ha influito il Covid in casa CUS Molise? Beh, non ha influito solo in casa CUS Molise, ma ha influito un po' su tutti i campi, specialmente quei campi che facevano del fattore campo la loro forza. Ecco, se penso ai campi campani, i campi pugliesi, perché no anche il nostro Palaunimol, dove in realtà i tifosi delle volte, specialmente l'anno che salimmo dalla B alla Serie A, furono veramente l'arma in più. Quindi è, diciamo, un mal comune che abbiamo vissuto quest'anno, ma al di là dell'incidenza che possa avere il pubblico sui risultati, ciò che ci dispiace è vedere fare un campionato del genere, quello di quest'anno, con degli spalti vuoti. Noi poi, tra l'altro, non abbiamo perso solo il pubblico, ma abbiamo perso anche la struttura, perché l'abbiamo dovuta cedere per una giusta causa, per carità, e siamo contenti di averlo fatto. Però insomma ci siamo trovati, nel momento in cui eravamo secondi in campionato, a non avere più una struttura, la nostra casa, ecco, quella che ci ha ospitato da 4 anni, come hai detto tu, a questa parte. Quindi ripartiamo con la voglia, perché no, di ripetersi se ci riusciamo e anche di fare meglio. Mister, forse è presto in questo momento, ma dove e come ripartirà il CUS? Su quale base tecnica e umana? Beh, noi abbiamo uno zoccolo duro che la società annuncerà a breve sui nostri canali social, e a questo zoccolo duro, che sono anni che ci segue, con cui abbiamo fatto un progetto a lunga gettata, la società ha fatto dei contratti anche triennali, quindi su cui ci potremo contare anche negli anni, andrà aggiunto qualche tassello importante che abbia caratteristiche che si avvicinano a quello che è la filosofia del CUS Molise, quindi gente giovane che ha voglia di dimostrare, che ha voglia di mettersi in luce con questa maglia. E nelle semifinali di andata del mini torneo di calcio di eccellenza vengono l'Aurora, Alto Casertano e Isernia Fraterna. Domenica invece il ritorno deciderà chi potrà accedere alla finalissima al nuovo Romagnoli di Campobasso. Ma andiamo a vedere. Nelle semifinali di andata del mini torneo del calcio d'eccellenza, l'Aurora Alto Casertano si impone con un secco 2-0 contro il Termoli, mentre l'Isernia Fraterna dilaga 3-1 sull'ostico terreno di gioco del Venafro.
Per i campani, tra i favoriti del torneo in rete l'ex Termoli Venafro Isernia Nicola Panico e Luigi Rega. Niente da fare per il Termoli, che non riesce a contrastare l'avversario e chiude l'andata senza andare in gol. Sull'altro terreno di gioco gli Isernini superano il Venafro con una tripla grazie alle reti di Antonio Lombardi su calcio di rigore, Vitale e Gondola. Il gol della bandiera dei venafrani è stato invece segnato da Gennari. Ma la partita per le due sconfitte non è ancora chiusa, la sfida è solo rinviata perché domenica 13 giugno si disputeranno le semifinali di ritorno che potrebbero cambiare il risultato. Le due squadre vincenti si sfideranno nella finalissima dei playoff al nuovo Romagnoli di Campobasso per suggellare così il cammino in una cornice di tutto rispetto. E l'Istituto Comprensivo Iovine di Campobasso apre ad un progetto sperimentale estivo in favore degli alunni della scuola primaria. Si tratta di un laboratorio di psicomotricità in lingua inglese per potenziare le esperienze dei ragazzi. Le proposte gratuite si svolgeranno nei mesi di giugno e settembre. Le adesioni sono aperte entro la giornata di domani. Ed è stato un successo a Montenero di Bisaccia per l'ultima giornata dello sport organizzata in Molise dal CONI. Nell'arco della giornata si sono susseguiti molti eventi sportivi tra calcio, ginnastica, atletica, arti marziali e spinning. La nuova area motoria di Montenero dispone inoltre di 4 campi da tennis, una clubhouse, percorso natura, campo da beach volley e beach tennis. E con questa notizia di sport è tutto, termina qui l'edizione del giorno del telegiornale di TLT. Come sempre vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci.